porta avanti le nostre politiche culturali, perlomeno per quello che riguarda anche l'utilizzo dei nostri archivi storici, che come saprete insomma rappresentano per la Regione Marche un punto importante, e soprattutto perché anche la notte fa un po' di raccordo con tutti quelli che sono i destinatari culturali e quindi nel mondo insomma teatrale e non solo. Quello che ci ha particolarmente colpito sono anche le attività che l'AMAT promuove, soprattutto cercando di favorire anche la formazione dei giovani nelle scuole, quindi iniziando appunto anche nelle scuole superiori, per comunque tramandare l'importanza della cultura, della cultura anche teatrale. E vorrei inoltre ricordare che quest'anno sono 120 gli artisti marchigiani che sono coinvolti, che fanno parte quindi di questa stagione teatrale con altrettante compagnie. Questo è per noi anche questo un aspetto sicuramente fondamentale, perché devono essere comunque valorizzati i nostri talenti, e molto spesso proprio nell'ambito dei teatri, delle attività teatrali, scopriamo anche nuovi talenti e quindi nuovi giovani che magari si avvicinano a questo mondo e ne fanno poi il loro lavoro. E tra l'altro approfitto di questa conferenza stampa per ricordare appunto l'importanza per la Regione Marche dei suoi meravigliosi teatri. Sono quindi 62 i teatri che sono entrati nella tentative list UNESCO, e sappiamo tutti qual è l'importanza dei teatri e soprattutto l'unicità che la Regione Marche ha in questo senso, perché siamo l'unica regione non solo in Italia ma anche in Europa ad avere la maggiore concentrazione di teatri per popolazione residente, insomma, quindi questo è un primato tutto italiano ma soprattutto tutto marchigiano, e quindi vogliamo assolutamente puntare anche proprio in questi luoghi che dopo purtroppo ecco la pandemia che li ha visti un po' soffrire stanno riscoprendo, grazie appunto anche a questa importante stagione teatrale, la loro vivacità e la loro importanza, e soprattutto daranno appunto l'opportunità a tanti spettatori di ritornare un po' anche a quella normalità che magari si era un po' persa. Quindi grazie e buona sicuramente lavoro.